Non nego che per un certo periodo ho accarezzato l'idea di non parlare più della serie di Amazon Gli Anelli del Potere, Rings of Power. Tale è l'esasperazione che regna intorno a questo prodotto, con accuse di ogni tipo. È possibile esprimere la propria opinione al riguardo senza essere tacciati di razzismo, suprematismo bianco, maschilismo e anche analfabetismo? Ormai si è generata una polarizzazione assolutamente insopportabile che è tipica dei social, di internet, per cui bisogna appartenere per forza a un gruppo, quelli intelligenti da una parte e quelli stupidi dall'altra. E questo è la negazione di ogni tipo di dibattito. Io ho sempre espresso le mie riserve relativamente alla scrittura di questa serie, alla caratterizzazione dei personaggi. E ripeto ancora una volta, la prima stagione non funzionava perché i personaggi non avevano un'origine, non avevano uno scopo, facevano e dicevano cose in palese contraddizione le une con le altre. Poi non scendiamo nel campo della canonicità, perché sappiamo tutti che il canone non esiste, ma ci sono comunque dei testi di riferimento. E moltissime persone mi citano i testi e mi dicono che dei personaggi sono fatti tali e quali a quelli di Tolkien, citando proprio gli aggettivi di riferimento che ritroveremo nella serie, e poi contemporaneamente le regole del mondo secondario di Tolkien vengono sovvertite, oppure i paratesti, quelli che troviamo di accompagnamento alla serie stessa e che mette a disposizione Amazon, prendono i testi di Tolkien per modificarli, cambiando letteralmente le parole per far combaciare tutta la narrazione della serie. Quindi per un certo periodo, ripeto, avevo anche accarezzato l'idea di non parlare assolutamente più della serie. Ma poi, parlando con Nicola, è venuto fuori che lui è talmente carico che, insomma, ho cambiato idea. Quindi, quando uscirà la seconda stagione di Rings of Power, a fine agosto, io e Nicola ci troveremo per esprimere le nostre considerazioni al riguardo. Credo che per quanto ne sappiamo, non possiamo ancora esprimerci sulla qualità della seconda stagione. Certo, vedendo la prima, le aspettative non sono le migliori, però non credo che si possa intervenire a gamba tesa solamente sulla base di una serie di immagini che sono state lasciate trapelare su internet o sulla base di un teaser trailer. Questo né in bene né in male. Come ho detto l'altra volta, relativamente proprio all'uscita del teaser trailer, la cosa che mi ha confortato è che questa volta gli showrunner, i produttori, non hanno insistito sull'inclusività a tutti i costi, non si è tolto l'obiettivo dal prodotto. Quindi non si è cercato di far aderire Tolkien a determinate idee che oggi vanno per la maggiore nel mondo di oggi. Forse gli showrunner hanno imparato dai loro errori. Vediamo la serie e giudichiamola per quello che racconta, non per i valori posticci che ci hanno voluto incollare malamente. La cosa che sappiamo, e che è una cosa grossa, è che nella seconda stagione vedremo il personaggio di Tom Bombadil. Ora non voglio scendere nello specifico, ho parlato in tonnellate di video di questo misteriosissimo personaggio che è così esterno alla narrazione e allo stesso tempo è così inserito all'interno di quel mondo e soprattutto di determinati discorsi del Signore degli Anelli. Sarà interpretato dall'attore Rory Kinnear, ma a me delle dichiarazioni degli attori interessa poco o niente dal momento che gli attori sono dei professionisti che interpretano qualunque parte venga loro offerta. Quindi tutte le loro dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano. Mentre trovo più interessante andare ad analizzare le parole dei due sceneggiatori, J.D. Payne e Patrick McKay, che ormai sono diventati una specie di nome tutelare degli studi tolkieniani. Se fino a ieri avevamo Tom Shippey e Verlyn Flieger, adesso abbiamo Payne e McKay. Aspetta a loro il compito di capire esattamente come potrebbe comparire Tom Bombadil nella serie e perché. Allora leggiamo quello che dice Payne. Se non è stato presente Tom Bombadil negli adattamenti precedenti, infatti sappiamo che in Peter Jackson non c'è stato e non c'è stato nemmeno nella prima stagione di Rings of Power,
È perché in un certo senso è una sorta di personaggio antidrammatico. Può essere una forza per il bene, ma è difficile da integrare in modo drammatico perché non ha un programma. Non porta avanti niente e non spinge le persone a raggiungere un fine particolare. Abbiamo iniziato a pensare che cosa gli importa veramente e come questo può condurre verso il dramma. Sappiamo che gli sta a cuore il mondo naturale e sappiamo che è un aiutante. Non ti spingerà, ma ti aiuterà. Per questo, tradizionalmente, vive nella valle del Silo Salice, una sorta di foresta quasi incantata. Bravo Payne, l'hai azzeccato. Bomba dell'aiuta e ha particolarmente a cuore il mondo naturale. Ma ecco che Tom Bombadil, nella seconda stagione di Rings of Power, non sarà nella valle del Silo Salice, sarà da un'altra parte, Arun, una terra desertica. È già qua. Le cose cominciano a stridere dal momento che Tom Bombadil è l'incarnazione dello spirito della natura, amante della conoscenza, privo di qualsiasi tentativo di manipolazione e di possesso. Tom Bombadil esiste in quel determinato angolo di terra, si identifica completamente con la vecchia foresta. Come fai a pensare di metterlo nel deserto, Arun? Non abbiamo una risposta a questa domanda, ma sentiamo cosa dice Payne a proposito di Tom Bombadil nel Rune. Nella nostra storia è andato nelle terre di Rune che apprendiamo essere state come un paradiso, verdi e bellissime, ma ora sono una specie di landa desolata. E questo potrebbe anche essere. Sappiamo che una volta le foreste nella Terra di Mezzo erano gigantesche e progressivamente sono andate diminuendo. Tom è andato lì per vedere cosa è successo durante i suoi vari vagabondaggi. Quindi Tom, nella seconda stagione di Rings of Power, nella seconda era, sarà una specie di scienziato che va a vedere cosa è successo in quella determinata regione che una volta era boscosa e adesso si è trasformata in un deserto. Guarda caso, nel Rune ci sono anche le due pelopiedi, Nori e Poppy, in compagnia di Meteormen, quello che forse è Gandalf, ma forse non lo è, che parla come Gandalf, si comporta come Gandalf, ma che forse non è Gandalf, dobbiamo ancora scoprirlo. E guarda caso, nelle prime immagini che ci sono state mostrate, Tom Bombadil sta parlando proprio con Gandalf nella sua casa, anzi, scusate, con Meteormen. E Payne spiega ancora. Quando finalmente incrocia il cammino dello straniero, si potrebbe dire che il desiderio di Tom sia quello di cercare e di impedire che la distruzione avvenuta lì si diffonda alle sue amate terre dell'Ovest. Sprona lo straniero lungo il suo viaggio, consapevole che alla fine questo servirà a proteggere il più vasto mondo naturale a cui tiene. Quindi direi che il nostro Tom Bombadil è leggermente più interventista di quanto si vede nei libri. Ma solo per un 5 o 10%, un Tom Bombadil un po' alla Barbarbero, insomma, leggermente interventista, anche se dalle lettere di Tolkien sappiamo che Tom Bombadil è un pacifista assoluto. Però dal momento che il modo di comportarsi di Tom Bombadil nei confronti della natura, il suo approccio radicale, assomiglia molto a quello di Barbarbero, possiamo concedere ai due showrunner il beneficio del dubbio. Quindi Payne conclude. La prima stagione ha posizionato i pezzi sulla scacchiera e nella seconda questi pezzi sono in movimento ed è davvero incentrata sui cattivi. Ancora una volta viene confermata questa cosa. Questa serie racconterà principalmente i cattivi. C'è Sauron che non si nasconde più dietro le sembianze di Halbrand, il furfante naufrago, e per fortuna aggiungerei. Il pubblico sa che è Sauron, quindi ora lo vediamo manovrare mentre manipola. L'elfo oscuro ricoperto di cicatrici, Adar, che è un altro grande cattivo della stagione, che tornerà dopo la stagione 1, anche se verrà interpretato da un altro attore. In realtà Tom è una sorta di curiosità all'interno di questa struttura, perché, pur essendo più cupo oscuro, Tom Bombadil canta e pronuncia versi che potrebbero essere filastrocche di poesie per bambini. Quindi aspettiamoci già di trovare le canzoncine di Tom Bombadil all'interno di questa stagione. Quindi, in un certo senso, va avanti Payne, sfida il cambiamento di tono dal resto della stagione ed è un vero e proprio punto di luce in mezzo a un mare altrimenti oscuro. Quindi sarà un personaggio positivo in una serie altrimenti molto dark. Patrick McKay, l'altro showrunner, aggiunge.
Tom è un personaggio che non ha un programma particolarmente forte, osserva il dramma, ma resta per lo più in disparte. Nella Compagnia dell'Anello i personaggi lo incontrano e si trattengono con lui per un po', mentre Tom elargisce loro alcune conoscenze. Conoscenze che tuttavia non sono particolarmente rilevanti per qualsiasi cosa stiano facendo o stiano per fare. Beh, insomma, non ha una chiara funzione drammatica che giustifichi la sua inclusione in un adattamento cinematografico grandioso. È stravagante e magico, quasi al limite del ridicolo, e su questo possiamo anche dargli ragione. Ma possiede anche la saggezza dei tempi, la musica delle sfere e pozzi emotivi che affondano nella storia antica e nel mito, e la sua concezione e funzione sono legate ai miti scandinavi e legami profondi con le fiabe europee. Quindi, paradossalmente, al tempo stesso, la cosa più da Signore degli Anelli nel Signore degli Anelli, e anche la prima che taglieresti se dovessi adattarlo come film. E anche su questo potremmo dargli ragione. Si è dimenticato di dire una cosa, però, che Tom Bombadil ha un rapporto preferenziale con i nomi e serve per riflettere sul mistero dei nomi. McKay prosegue. Noi però abbiamo il vantaggio di una serie televisiva e quindi troveremo il modo per attingere a questo aspetto. Christian Milstead, il nostro scenografo, ha avuto l'idea di incorporare una mappa stellare sul soffitto per collegare Tom con l'universo più ampio e indicare che ha osservato le costellazioni per i segni e per l'arrivo dello straniero. Oh, finalmente ci viene svelato qualcosa a proposito di queste stelle e segni che anticipavano l'arrivo della cometa con lo straniero Metermain, una cosa che c'era nelle prime puntate legate al librone di Sadok, uno dei proto-hobbit, e che poi si è persa completamente. Christian e la nostra regista Louise Hooper hanno anche avuto l'idea di fare della sua residenza estiva un'oasi di vita nel mezzo del deserto, punteggiata di alberi di arancio e limone e animata da capre, agnelli e api. Quindi Tom Bombadil ha una residenza estiva. Forse sta nel ronde estate, nella vecchia foresta d'inverno, oppure questa casa rappresenta l'estate in una terra desertica. E ha gli animali come la casa di Beorn. E anche questa cosa potrebbe andare bene, perché ci sono effettivamente dei collegamenti tra Tom Bombadil e Beorn. Entrambi sono personaggi liminari che stanno a cavallo di due terre e che sono due genius loci e possiedono dei poteri che loro stessi si sono dati. Altro non sappiamo, possiamo solo congetturare. Tuttavia è stata rilasciata un'altra infornata di novità sulla rivista Empire Magazine, la principale delle quali è la presenza di un troll chiamato Damrod. Damrod, come uno dei Dunedain. Ora, se andiamo a vedere il dizionario Eldamo di Paul Strack, che anche gli showrunner hanno utilizzato per dare i nomi dei personaggi in questa serie, vediamo che Damrod è un nome maschile in Sindarin, in elfico. E nelle bozze del Signore degli Anelli degli anni 40, Tolkien disse che questo nome era preso dai racconti dei vecchi tempi. Questo lo vediamo nel volume War of the Ring, l'ottavo volume della History. In questo periodo della scrittura delle redazioni dei testi di Tolkien, uno dei figli di Feanor, Amrod, si chiamava ancora Damrod. Tuttavia il nome Damrod divenne gondoriano, divenne uno dei Dunedain e sopravvisse sino alla versione pubblicata nel Signore degli Anelli. Tuttavia nelle etimologie Tolkien indica che Damrod significa in originale martellatore di rame. Ora, intendiamoci, dare un nome elfico a una creatura malvagia, beh, è del tutto lecito, come per esempio è successo per Turin Gwethil, che significa la donna vampiro, o anche Karkaroth, che significa fauci rosse. Quindi Damrod, ossia battitore di rame o battirame, è un nome che in una certa misura non sarebbe non adatto a un troll. Si tratta di un nome elfico, quindi molto distante da Bertomaso e Guglielmo, nomi ovviamente italianizzati delle versioni inglesi, Tom, Bert e Will, che troviamo nell'Hobbit. Patrick McKay, come detto uno dei due showrunner, si riferisce a lui come un mangiatore di ossa di drago, una dieta che pochi nella Terra di Mezzo potrebbero sopportare. E sappiamo che questo troll si unirà nella seconda stagione al contingente armato di Adar, il padre degli orchi.
che ha aiutato Sauron a creare Mordor e a stabilire il suo dominio nella Terra di Mezzo. La cosa più interessante detta dai due showrunner è questa: il troll Damrod è stato ispirato in parte da Mike Ehrmantraut in Breaking Bad e Better Call Saul. McKay precisa, se guardi il modo in cui si muove il suo senso di forza casuale, cosa c'entra Tolkien con Breaking Bad e Better Call Saul? Ma lo vedremo. Forse ci si riferisce alle caratteristiche letali e di obbedienza del personaggio. Nella seconda stagione assisteremo poi a una colossale battaglia campale che durerà più episodi e della quale i due showrunner sono piuttosto fieri. McKay spiega. Il piano per la stagione 2 è fare qualcosa di molto più grande, su una scala molto più ampia, che si svolgerà non solo durante la notte, ma per più giorni, settimane, mesi ed episodi. E la regista Charlotte Brandström aggiunge che la battaglia sarà 10 volte più grande di quella vista nella prima stagione. Vabbè, ci vuole poco. È davvero la lotta tra l'oscurità e la luce, promette, e con alcuni momenti molto oscuri e piuttosto violenti. E abbiamo visto nuove immagini rilasciate a proposito di questa battaglia, ci sono nuovi personaggi, ci sarà anche Círdan, abbiamo visto la statua di Fëanor, abbiamo visto nuove immagini di Sauron, di Galadriel, un mostro marino, addirittura le tombe di Numenor. Ci saranno anche gli esseri dei tumuli, anzi, chiamiamoli spettri dei tumuli, altrimenti la gente si arrabbia. Proprio queste creature, questi spiriti malvagi evocati dal re stregone di Angmar, attaccheranno Galadriel. Dove saranno? Beh, nel Signore degli Anelli li troviamo nei poggitumuli o Tumulilande, insomma, la vecchia foresta. Qua invece non c'è la vecchia foresta, Tom Bombadil è nel Rung, quindi chissà dove troveremo questi spettri dei tumuli. Forse li troveremo nel Rung insieme a Tom Bombadil oppure da qualche altra parte legati ad altri tumuli, ad altre sepolture. Insomma, abbiamo Tom Bombadil, gli spettri dei tumuli, abbiamo Gandalf, abbiamo gli Hobbit, certo, proto-Hobbit, ma pur sempre Hobbit, abbiamo Shelob, insomma, abbiamo un sacco di cose provenienti dal Signore degli Anelli. La gente conosce il Signore degli Anelli, bisogna andare a prendere tutto quello che si trova all'interno del Signore degli Anelli e giocare sul fanservice, sul già conosciuto. Mi sa che dobbiamo dimenticarci l'elaborazione e la scrittura di una nuova storia. Si gioca sempre sul conosciuto, su tutto ciò che conosciamo già, è la tendenza che ormai è imperante nel cinema di oggi. L'eterna riproposizione del già noto, del già scritto, del già conosciuto, per riplasmarlo, riforgiarlo, riraccontarlo. Speriamo questa volta in maniera migliore.